l'elemento naturale più resistente al mondo? I minuscoli denti della patella ferruginea. La patella ferruginea è una delle più grandi patelle che si possono trovare nel Mar Mediterraneo. La sua conchiglia può raggiungere 10 cm di diametro. Un tempo era molto diffusa in tutto il bacino occidentale, ma attualmente sopravvive solo in alcune aree piuttosto ristrette. In Liguria, ad esempio, si riteneva estinta, ma recentemente sono stati trovati una decina di esemplari nell'area marina protetta delle Cinque Terre. È un esemplare, una specie importante, vive nell'ambiente mesolitorale, ossia la zona del bagnasciuga, la zona degli scogli bagnata dagli spruzzi e dall'alta marea, quindi sopravvive anche per lunghi periodi fuori dall'acqua. La riproduzione esterna e dall'incontro dei gameti si sviluppano delle larve che via via poi metamorfosando crescono e diventano adulti. Si nutre di alghe che raspa con la sua lingua dentellata detta radula dagli scogli. Una notizia interessante, anche piuttosto recente, è che il materiale di cui sono costituiti i dentelli della radula rappresentano il materiale naturale più resistente in natura. Questa specie è ora a rischio di estinzione a causa soprattutto del prelievo da parte dell'uomo che la utilizzava come esca nella pesca sportiva, ma veniva anche utilizzata come alimento. Grazie ad un progetto che si chiama Progetto ReLife, cofinanziato dall'Unione Europea, che è stato coordinato dall'area marina protetta di Portofino, si sono intraprese una serie di attività proprio per la conservazione e il ripopolamento di questa specie nel Mediterraneo. Sono state utilizzati come riproduttori alcuni esemplari che sono stati traslocati dall'area marina protetta di Tavolara, dove ancora c'è una popolazione abbastanza importante e in buona salute. Sono state fatte riprodurre, si sono ottenute quindi più di 2 milioni di uova, dalle quali si sono ottenute poi successivamente delle larve che si sono sviluppate, delle quali però la sopravvivenza è stata abbastanza ridotta, quindi è stato possibile reintrodurre nell'area marina protetta di Portofino solo alcuni esemplari. Ma questo progetto ha consentito di imparare molto sulla riproduzione ex situ, cioè in laboratorio, delle patelle e di poter poi utilizzare queste tecniche per un prossimo futuro per continuare la conservazione e la reintroduzione di questa specie. Tutte le attività di riproduzione e ripopolamento sono state effettuate e curate, per quanto riguarda tutti gli aspetti scientifici, dall'Università di Genova. E grazie proprio a questo lavoro che la sopravvivenza di questa specie endemica del Mediterraneo ha più possibilità di avverarsi in un prossimo futuro. Questo piccolo mollusco gasteropode è uno degli invertebrati più minacciati del nostro mare, a causa del continuo prelievo selvaggio operato dall'uomo. Non è facile riconoscerla, ma se vedete una patella, non staccatela dal suo habitat.